Vaccinazioni e regioni a due velocità, il ministro della Salute Speranza, ora ricominciamo a correre. Intanto la prossima settimana, per la scarsità negli approvvigionamenti, si potranno effettuare al massimo poco più di 200.000 somministrazioni di media al giorno. Commissario dell'Unione Europea Breton, il 14 luglio l'Europa avrà raggiunto l'immunità. In Italia diminuiscono i contagi, oggi i nuovi casi sono più di 20.159, 300 le vittime, anche queste in calo. Sale invece il tasso di positività e il numero di pazienti in terapia intensiva. Da domani Sardegna in zona arancione, in Germania la Merkel vuole estendere il lockdown anche ad aprile. Politica, Letta rilancia no a personalismi o veti. Alleanza dei 5 Stelle per battere il centrodestra, due donne capigruppo PD per Camera e Senato. Berlusconi sui vaccini, ristori, scuola e sostegni alle famiglie. Draghi è sulla strada giusta. Questo governo di unità nazionale è l'unico possibile in questa emergenza. Decreto sostegni per Salvini è solo un primo passo e sullo scostamento il bilancio dice: con 20 miliardi ci fai poco, prenderne 100 se ne servono. Allarme a Pasqua, secondo Confesercenti la pandemia costerà al comparto turismo più di 1,4 miliardi. La Serie A, sorpresa a Torino, il Benevento ha battuto la Juve allo Stadium 1-0, stesso risultato della Samp sul Torino e della Lazio in trasferta a Udine. L'Atalanta batte 2-0 Verona e blinda la posizione Champions, colpaccio del Milan a Firenze, vince 3-2 sui Viola in rimonta. Cioè io penso che bisogna convivere col virus per non convivere con la povertà. Le persone più in difficoltà vanno aiutate nel modo più assoluto, senza se e senza ma. Che cos'è il data bullismo? O cambiamo il sistema dei lockdown e cambiamo il sistema delle vaccinazioni o non ne usciamo. Dare tanti dati non vuol dire essere trasparenti. Made in Italy, quanto è importante? Fondamentale. Sono gli occhiali che il governo manderà a tutti gli italiani. È tutto aperto, i ristoranti aperti, sembra di essere in Sardegna. Buonanotte. Nicola Porro conduce Quarta Repubblica, domani 21:20, Rete 4. Corri con internet fino a 2,5 gigabit, senza vincoli e costi nascosti. A 25,95 € al mese. Vieni in negozio o vai su fastweb.it. Fastweb, welcome to the next generation. Ugo è un camaleonte al passo coi tempi, che ama cambiare sempre, alla ricerca del meglio. Così come i canali digitali Mediaset e molte altre emittenti che trasmettono su satellite solo in alta qualità per un'esperienza di visione a prova di futuro. Per continuare a vedere tutti i canali digitali di Mediaset utilizza un decoder o una cam HD o 4K. La nuova televisione parte dal satellite con TV-SAT. Preparati al meglio. Ansia, stress. In questo periodo tutto ti sembra più difficile? Prova SameFast, la linea di integratori a base di Same, la molecola del buon umore. Con SameFast la vita riprende colore. Da Fidia Farmaceutici in farmacia. E tu, che Sanfi sei? Scopri di più su sanfi.it. Contro il dolore articolare, Voltarene Mulgel 2%. Ha una formulazione a doppia concentrazione di medicinale che penetra in profondità con un rilascio graduale nell'articolazione per offrire un sollievo prolungato. Non è solo movimento, è colorare insieme la città. Voltarene Mulgel 2%. Gioia di muoversi. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Nei cracker semplicissimi con farine di cereali e semi selezionati ci sono solo ingredienti 100% naturali. E nient'altro. Per questo sono così buoni. Semplicissimi Doria. Prova la differenza. Da L'Oreal, Revitalift Filler Ampolle Rimpolpanti. Rimpolpa la pelle in soli 7 giorni. Tap, crack. Sprigiona il potere dell'acido ialuronico puro. Giorno dopo giorno la pelle è idratata e visibilmente rimpolpata. Qui, qui e qui. Ampolle rimpolpanti Revitalift Filler di L'Oreal. Sprigiona il potere. Tu vali.
Spesso a 60 anni ci si sente affaticati perché si assorbe meno vitamina B12. Dall'esperienza Betotal, l'integratore con un livello elevato di vitamina B12 per aiutarti a ridurre la stanchezza. Betotal Advanced B12, dai vita alla tua energia. Scopri un capolavoro di gusto racchiuso nelle capsule di alluminio L'Or Espresso, compatibili con le macchine Nespresso. L'Or, ogni caffè, un'opera d'arte. Serafino, uno spirito indipendente e scanzonato. Questa è acqua? Oh, guarda che ti do un cazzato, sa? Ma senza il senso della misura. Per il ciclo risate all'italiana. Dimmi che mi vuoi bene. E date da fa, no? Ma che no, ti dica? Non mi va, così non mi piace. Ma quante volte ve l'ho detto, donne? Dateci attenti, dateci attenti. Un film di Pietro Germi, Adriano Celentano, Serafino. Sabato 21 e 20, Rete 4. 5 piccole cose che ci fanno stare meglio, soprattutto adesso. Essere gentili con noi, con gli altri e con il pianeta. Condividere la vita anche a distanza. Muovere il corpo allena la mente. Imparare qualcosa di nuovo fa rimanere giovani. Ridere, ridere, ridere. Rete 4. Che gioia prendersi cura. Benvenuti al Meteo. La giornata di lunedì sarà segnata ancora dalla perturbazione numero 10 di marzo, che porterà piogge sul medio versante adriatico al sud e in Sicilia, con nevicate sull'Appennino fino a 400 metri, prevalenza di sole sul resto dell'Italia. Sarà una giornata ancora molto fredda, un freddo accentuato dai forti venti che soffieranno da nord e insisteranno soprattutto sull'alto versante adriatico al centro-sud, con raffiche localmente anche molto intense.